mai capitato di chiedervi: cosa ci faccio qui? Questo non è il mio posto. Almeno una volta nella vita, e nel mio caso almeno una volta al giorno, sentiamo di essere inadatti. Alieni atterrati su un pianeta che non è propriamente il nostro. E mi è sempre piaciuto sentirmi inadatto, dico davvero. Non che dovessi esserlo ad ogni costo, ma quel mix di noia e monotonia non mi ha mai realmente soddisfatto. Eppure ci sono tanti, tantissimi come me, che vorrebbero soltanto confondersi nella folla e abbracciare la mediocrità, nella speranza di vivere senza ansie e senza paure. Ovviamente ognuno compie le proprie scelte, certo, ma io dico di no. Perché privarsi della propria diversità? Sarebbe come togliere quel Neo a Marilyn Monroe, o Mick Jagger ai Rolling Stones, o il monociglio a Frida Kahlo. Ognuno di noi a suo modo è diverso, certo, diversità su cui dobbiamo puntare follemente fino ad ubriacarcene. Ecco, prendete con le pinze ciò che sto per dirvi. Credo che i piani B siano deleteri. Beh, ovviamente viviamo in una società che non ci permette di non averne, ma sono soltanto una distrazione. Un esempio lampante può essere ogni giorno, durante le ore di matematica, viaggio coi pensieri, fissando il vuoto, o meglio, sarò più specifico, fisso uno spiraglio che sta tra la porta e l'uscio. Bene, in quello spiraglio io vedo il mio futuro. Le cose che ci annoiano ci portano inevitabilmente a pensare a quello che in realtà ci appassiona. Quello che possiamo fare è fare ogni scelta, compiere ogni passo per diventare la versione migliore di noi stessi. Io non posso che ringraziare ogni ora di matematica in cui non ho capito nulla della lezione, perché è lì che la mia mente ha viaggiato e mi ha permesso di capire quello che in realtà voglio essere, seppur ancora sono un po' indeciso. Perché annoiarsi in un mondo che ci offre costantemente le distrazioni nuove, per i social o per i telefoni, è un lusso incredibile e non dobbiamo mai dimenticarlo. Dalla noia nasce la creatività, perché ogni piano B, C, D, E, F o Z non è altro che una versione del nostro futuro, che sì, ci piace, ci soddisfa, ma mai pienamente. Perché ogni cosa che facciamo deve essere dedita al nostro piano A, alla nostra completa realizzazione. Quante volte invece un vostro familiare vi avrà detto: beh, con questo lavoro non avrei mai problemi nella vita. Per carità, sicuramente i vostri zii e le genie di Natale avranno ragione. Ma io, in quanto ragazzo di 17 anni, non potrei mai fare qualcosa che non amo per tutta la vita. Sarebbe una bugia bella e buona. Che poi le bugie, sono un grande fan delle bugie, a fin di bene, ma ovviamente raccontate agli altri, non a se stessi. Perché i conti si fanno con la propria coscienza alla fine e non con quella degli altri. L'unico modo che abbiamo per diventare veramente protagonisti della nostra vita è quello di conoscersi a fondo, trovare ciò che si ama e farlo a qualsiasi costo, guardare la propria vita dall'alto senza avere paura, di capire che magari stiamo un po' sbagliando, ma nessun disegno viene perfetto senza delle prove. Seppur tutto ciò possa essere bizzarro e controcorrente, perché tanto nessuno vi darà una pacca sulla spalla all'infuori di vostra madre. E dato che ormai stiamo parlando un po', mi metto comodo e penso di potervi raccontare qualcosa che mi riguarda. Ho iniziato a studiare musica all'età di 8 anni. Giocavo già a calcio, ma con scarsi risultati, cioè oddio. Io pensavo di essere il nuovo Maradona, ma forse perché a 8 anni ero già il doppio rispetto agli altri bambini. Però crescendo, ho capito che non era affatto quella la mia strada. Il motivo per il quale ho iniziato a studiare musica è tanto semplice quanto buffo. Ricordo di ogni festa di famiglia, dove quel bambino alto 1 metro e poco più chiedeva di cantare una canzone. Sempre la stessa canzone. Una canzone che ho ascoltato la prima volta in un CD un po' rigato di mia madre, in macchina di mia madre. Una canzone che è arrivata 11ª al Festival di Sanremo del 96. Ma che invece è una canzone che per me ha significato l'inizio della cosa più bella della mia vita. Una canzone che nessuno di voi probabilmente conosce, o pochi di voi, e che nemmeno io conoscerei se non fosse la canzone preferita di mio padre, L'elefante e la farfalla di Michele Zarrillo. Ma questa è un'altra storia. Così, dopo tutte queste esibizioni occasionali, decisi di chiedere finalmente ai miei se potessi frequentare una scuola di musica, continuando però parallelamente a giocare a calcio. Così, mentre i miei amici passavano tutti i loro pomeriggi con una palla tra i piedi, io passavo le mie ore con una chitarra e qualche spartito tra le mani. Che poi, pensandoci a posteriori, tutto ciò non è altro che un esempio lampante di quello che è il disagio sociale che ci provoca il giudizio degli altri. Perché pensate bene a questa situazione. I miei amici mi chiedevano insistentemente di andare a giocare con loro a calcio, che poi per carità a me piace tantissimo giocare. Ma io invece di dire che quel pomeriggio preferivo suonare, inventavo qualche stupida scusa. Perché non è effettivamente quello che loro dicevano.
Ma ciò che io mi aspettavo che loro avrebbero potuto dire o pensare. Questa immagine mi terrorizzava. Mi sentivo come Benjamin Button, un fenomeno da baraccone gravemente incompreso. Col tempo però ho capito che l'unico nemico che mi si parasse davanti ero proprio io e la mia stupida paranoia. Perché in realtà i miei amici, così come la mia famiglia, i miei genitori e le mie sorelle, mi hanno sempre supportato. Anzi, oggi voglio cogliere proprio l'occasione per ringraziarli, perché in un mondo dove pensare con la propria testa è cosa rara, loro mi hanno permesso di scegliere da solo, di discernere il bene e il male, anche sbagliando. Mi hanno imboccato verso il percorso più giusto, che però era sempre affine alla mia personalità. E se oggi sono quello che sono, seppur pieno di difetti, è soprattutto grazie a loro. Ovviamente non tutti sono entusiasti della mia scelta di vivere di musica. L'ho notato durante una cena di diverso tempo fa. Lo sapete meglio di me, le zie sono quegli esseri mitologici, metà giornaliste e metà donne, che non aspettano altro che Natale per farvi milioni di domande, ma io quell'anno ero preparatissimo. Le tre risposte erano: no zia, non ho la fidanzata, sì sto mangiando e a scuola tutto bene. Quell'anno però c'era una novità, la domanda della fidanzatina era stata sostituita da una domanda tanto più complicata. Che cosa vuoi fare da grande? Beh, dopo questa domanda mi sentivo come quando la Netflix hanno tolto How I Met Your Mother. Ero spaventato e sorpreso. Però... forse perché in realtà non mi ero mai posto veramente questa domanda con il senno di poi. E forse perché l'unica costante nella mia vita sarebbe sempre stata la musica. Così, tutto fiero, risposi: beh, sì, voglio continuare con la musica. La risposta fu: no, no, io intendo che lavoro vuoi fare. Beh, ammetto che l'idea di prendere la rincorsa e buttarmi dal balcone mi è balenata in testa per circa 2 secondi, però ho preferito evitare di farlo. Era arrabbiato, tantissimo. Ma non con mia zia, perché capisco che il contesto storico in cui abitiamo è completamente diverso, in cui siamo cresciuti, ovviamente. Se per lei il lavoro è uno stipendio sicuro, un posto fisso o un ufficio fatiscente, per me il lavoro non è altro che fare ciò che amiamo. E in quel momento, sulla lista delle cose che odio della società, ho aggiunto un nuovo punto: l'incapacità di guardare oltre la boccia di vetro in cui siamo stati rinchiusi. Come ho detto, era arrabbiato, anzi arrabbiatissimo, con tutti, perché davvero quanto è triste pensare a un mondo dove i sogni sono soltanto un'utopia. È come credere di possedere la luna e di trovarsi in mano un sasso. Deludente. Proprio ho pensato, un sasso, se scagliato con tutta la forza possibile, quel vetro lo può rompere come. Invito quindi chiunque a sognare in grande, perché nessuno merita di guardare alla propria vita con sufficienza e una buona dose di rammarico. Rimanendo sempre umili, certo, perché quella è la prima prerogativa per riuscire in qualsiasi cosa nella vita. Infatti c'è un motto che mi accompagna da diversi anni, da quando ho iniziato a studiare musica in realtà: volare in alto ma con i piedi per terra. E quanti sono invece gli artisti che hanno rischiato pur di arrivare dove sono? Che si parli di musica, di teatro, di pittura, di radio, di cinema. Tutti no, immaginateli, tutti pesci in faccia. Tutte le zie che anche allora hanno chiesto cosa volessero fare da grandi. È un prezzo giusto per la realizzazione? Io penso proprio di sì. È il prezzo giusto per fare qualcosa di nuovo. Che poi anche il concetto di nuovo è molto labile. Quanti di voi hanno almeno in playlist una canzone che è uscita più di 10 anni fa? Anzi, azzardiamo 20 anni fa. Praticamente tutti, giusto? Vi faccio capire anche il perché. Con le altre faccio lo stupido. Ho bevuto troppo, meglio se mi riportano da te. Ti ho colpita, sono cupido. La conoscete? Vabbè, la conosciamo tutti, purtroppo. Però cosa rispondereste se invece io vi dicessi: se per caso cadesse il mondo? Questa canzone che ho appena cantato, anzi che abbiamo appena cantato, è di Raffaella Carrà ed è del 78, ma intanto la sappiamo tutti. In questi ultimi anni vi sarà sicuramente capitato anche di sentire qualche tormentone estivo del 2015, 2016 o 2017 e dire: cavolo, quanto ho ascoltato questa canzone. Quasi come se aveste la nausea, come se vi foste presi un'overdose da musica spazzatura. Perché? Perché ormai ci si basa più sulla quantità che sulla qualità della musica. Fate attenzione a ciò che sto per dirvi. Sicuramente la qualità dei tormentoni estivi sarà ottima, perché ci sono dietro delle produzioni devastanti.
Ma degli ultimi brani, quanti resteranno davvero nel tempo se hanno già il difetto di stancare dopo una sola estate? Che poi, quante volte in discoteca avete ballato canzoni di altre epoche? Per dire, l'altro giorno mi è capitato di andare in discoteca e ascoltare una canzone di Alan Sorrenti, Figli delle Stelle. Che poi magari detta così non capite nemmeno che canzone sia, ma se sentite appunto il riff che sta all'inizio della canzone, la conoscerete tutti. E allora perché le canzoni vecchie, come le chiamiamo noi, ci piacciono? Perché non esiste né musica vecchia né musica nuova, esiste la buona e la cattiva musica. Grazie. E proprio su questo filone sono mossi molti artisti, anche di canzoni che vanno adesso virali su TikTok. Quante canzoni adesso riprendono i ritmi, giri e progressioni di pezzi di anche 70 anni fa? Come per esempio questo, che io apprezzo molto in realtà. Palesemente un pezzo anni 50 comunque, ragazzi. Grazie. E poi ci sono artisti e band che non smetteranno mai di essere icone. Perché? Non perché in realtà sia difficile scrivere la buona musica. Vi faccio un esempio. Un certo Paul McCartney, per dirne uno piccolino, ha scritto uno dei pezzi più belli che i Beatles abbiano mai pubblicato, o comunque della musica rock e non. Dopo averla sognata in 20 minuti, così di getto. Sto parlando di Yesterday. Che poi non voglio dire che non esiste musica di qualità al giorno d'oggi. Per carità, anch'io 17 anni, anch'io ascolto le canzoni che passano in radio. Tutto ciò che vi sto dicendo adesso deve soltanto farvi pensare che andare controcorrente è qualcosa che è sempre esistito e sempre esisterà. Spero sia così, perché senza ciò non rimarrebbe nulla all'uomo. Non gli rimarrebbe la musica, non gli rimarrebbe il cinema. Ma oltre all'arte c'è di più, perché anche amare è un'arte e non dobbiamo mai dimenticarcela. Essere prevedibili non è mai stato nella natura dell'uomo. E io prego rimanga così, perché cosa sarebbe la vita senza la sorpresa? È imprevedibile il modo in cui Cristoforo Colombo ha scoperto l'America. È imprevedibile il modo in cui Isaac Newton ha teorizzato la legge di gravità. È imprevedibile anche il modo in cui Shakira e Piquet si siano lasciati. E pensate quanto sarebbe imprevedibile se non avessi preparato nessun finale per il mio discorso e me ne andassi adesso. Alessandro Conforti.